Allora, sono tornato. Albertino, l'unica costante. Non ne potevo più di Nico. L'unica costante è il mitico Paolino che ha detto, gli ha detto: vieni a trovarmi, ci abbiamo un aperitivo. Invece ha aspettato tutto il giorno. Però eccolo lì. Però mi sembra che ti stai divertendo, no? Sì, che ti stiamo dando spunti interessanti. No, devo dire che già oggi due perline di quelle. Solo due, Per il momento sì, due proprio forti. Perché scusa, la petizione per Pippo Baudo a Sanremo? Quella era troppo per me, cioè, Lo so. Va bene, allora adesso invece vi presento, ce l'abbiamo lì in diretta su Skype. Allora, due meravigliose donne, incomincio dalla prima, che conosco particolarmente bene perché è Emanuela Muretta, che è il nostro ufficio stampa. Manu? Ciao! Eccola lì. Manuela. Allora, a te l'onore di presentarci quella bella ragazza che hai di fianco. Sì, allora io sono qui nel salone Face Off di Milano in via Mille Lire insieme alla titolare Maria Suppa, che dal mio punto di vista incarna perfettamente quello che dicevi proprio tu stamattina, no? Che a volte si ha un po' una visione distorta, almeno da esterni, rispetto al mondo dei parrucchieri, dei professionisti dell'hairstyle. E lei invece incarna proprio questa caratteristica di creatività che accomuna questi professionisti, perché oltre ad essere una conciatrice è anche una scrittrice e una pittrice di talento. Quindi lascio a lei la parola, che magari si presenta un po' e ci dice quello che fa. Va bene. Grazie. Ciao. Ciao Maria. Come va? Tutto bene? Sì, diciamo che al terzo e mezzo giorno di dopo sono 10, 20, quasi 30 ore di diretta, diciamo che tutto bene è un po' impegnativo. Però. Sì, sì, siamo in forma, ci abbiamo delle polveri strane che ha portato Paolo stamattina. No, non è vero, non è vero. Paolo? No. Delle stirature brasiliane? Sì, formaldeide, ho portato formaldeide perché io ne sono appassionato, certo. Quindi sniffo quella ormai. Cioè. Allora, senti, io so che Maria, come hai detto tu, Manu, è una scrittrice, ha scritto... Allora, io sono rimasto a un libro. A un libro invece sono due, anzi saranno tre, perché il prossimo è un'uscita. Sì, io ne ricordavo due, però il primo è stato mitico. Allora, raccontiamo il primo, che secondo me intanto è quello mitico, poi andiamo avanti. Ma ce l'abbiamo qui, guarda, te lo faccio vedere. Vai! Ed è non mica qui a pettinare le bambole. Esatto. Che il titolo è fantastico. È fantastico. Fantastico. Riguarda noi, no? Riguarda il nostro mondo. E spiega appunto chi siamo, perciò da dove veniamo e quello che facciamo, visto che la nostra categoria è considerata categoria inferiore, parrucchieri, pettegoli e nient'altro, no? Poco acciaturati, sì, sciampisti. Poi le donne sono considerate no. Cilone, i maschi sessuali. E allora ho scritto questo libro apposta per io dire la verità. Sono sposato, quindi... Vabbè, ma perché non io ho un sacco di amici che sono omosessuali, non è il problema, scusa. Non è il problema. Che brutta persona che sei. Fatto contro queste cose, nel senso che, tipo, questo libro è autobiografico e parla di questo, del nostro mondo. Mentre il secondo, che è Io e Berska, parla... La valletta prontamente. Brava. C'è un quadro come copertina che dice tutto e parla di varie problematiche, quali anche l'omofobia. Perciò, visto che abbiamo parlato di questo, esatto. È anche la violenza sulle donne, il razzismo, e il terzo libro parlerà appunto, il tema, vi dico solo questo, il razzismo. È fantastico. Perciò mi batto a livello sociale, sono un po'... Senti Maria, io vorrei però conoscere la tua storia, perché è quello che mi interessa, cioè tu come ti sei appassionata a questo lavoro, come ti è venuto in mente da un giorno all'altro fra una forbice, uno shampoo e una piega, di scrivere un libro, cioè io voglio conoscere la tua storia. E credo soprattutto che... perché fai ancora la parrucchiera. Ecco. Quello non lo so. No, questa non era la risposta che dovevi dare. No. Allora, avete tempo quanto? Una settimana? Ma guarda, ci mettiamo comodi, guarda. Oh, guarda, abbiamo solo un direttore fra mezz'ora, quindi sì, mezz'ora te la diamo tutta. Allora, vi spiego, parto dall'inizio. Io non sapevo, sono una un po', sono stata sempre un po' iperattiva anche da piccola e avrei voluto far di tutto, ma di tutto di più, tranne che la parrucchiera. Infatti
questo lavoro, il fatto di fare questa scuola mi è venuto, non lo so neanche io. Un giorno ho detto a mamma, finita la scuola media, voglio fare la parrucchiera. Tutti contro li ho avuti, no? La parrucchiera. Io che non ho mai pettinato neanche una bambola, cioè non mi pettinavo neanche io, figurati. Però ho voluto provare, ho fatto questa scuola e dopo un anno volevo mollare. Ecco. Perché faceva per me, era troppo, non lo so. Poi vabbè, io un po' sono così, no? Che, anzi, mi meraviglio che ho 10 anni che... Sono 10 anni che ho il negozio, per me è una roba, di solito sono molto cangiante in questo, in tutto, tranne che in amore e adesso ho scoperto anche per l'attività. Ecco, vabbè, vedi. Cioè, di fare questo lavoro e intanto dipingevo perché ho sempre dipinto sin da piccolo. Ci mancava anche pittrice, ci mancava questo, eh? Questo l'ho sempre fatto. Scusa, i quadri dietro di te sono i tuoi? Sì. Il negozio è anche una galleria d'arte, perciò questi sono proprio alcuni, ma è tutto il negozio è pieno di quadri, di libri, se si conferma, ci sono anche gli aforismi scritti sui muri. Sì. Vedo che ci sono, si intravede che ci sono delle scritte sul muro. Bello. Ecco, intanto Paolo è scappato perché alla grande gli è suonato il cellulare, capito? E niente, ho deciso appunto di continuare in questa attività. Buonasera, scusi, nel frattempo arriva. Cioè, è la diretta, è bellissimo. No, è quello. E niente, ho aperto il primo Face Off nel 2004 con questa idea di creare un ambiente diverso, perché il solito parrucchiere fatto solo di... Non dico pettegolezze, ma il solito parrucchiere comunque non mi piaceva. Mm-hmm. Perciò all'interno ho inserito quadri, ho inserito un po' di robe. E poi da 3 anni ho aperto questo negozio, sempre Face Off, molto più grande, dove ho creato uno spazio per i libri e il mio negozio è questo, è quello che sono io. Fantastico. Arte, scrittura e tutte e belle cose. Da dove arriva il nome Face Off? Face Off arriva perché quando ho aperto il negozio mi serviva un nome. Mm-hmm. Il nome quale? Io ho amato il Face Off, soprattutto Nicolas Cage in quel film che l'ho adorato. Ecco. E mi piaceva perché è una metafora Face Off, è un controsenso, è come dire doppia faccia, doppia identità, è meglio di questo, di quello che ho creato. Mm-hmm. Cioè, questo è un negozio di parrucchiere, ma alla fine la gente entra e chiede, ma siete un parrucchiere? È un salone di bellezza, perché sono esposti quadri, è un po' di tutto e non sembra tale, cioè... Sembra tutt'altro. Beh, senti, però tu sono azzeccatissimo. Tu rispecchi l'idea, secondo me, super, super vera, che alla fine chi fa il parrucchiere in fondo, ma neanche tanto in fondo, è un artista. Allora, io sono dell'idea che ogni salone dovrebbe crearsi la sua unicità. Quindi creare uno spazio così ha creato un'unicità e quando tu sei unica a correre una corsa non hai avversari, insomma, questa è la mia teoria. Ogni parrucchiere dovrebbe trovarsi la sua è questa, la sua è l'artisticità. Io adoro lei, non mi conosce, ma io la adoro. La seguo sempre. Senti, Maria, ma aggiungi anche un bel aperitivo, così qualcuno viene lì, si legge un libro, si beve un aperitivo, esatto. E intanto la fidanzata fa i capelli. Facciamo l'aperitivo di solito al giovedì, perché siamo aperti fino alle 21. E quando ci inviti? Poi organizziamo un po' di cose, nel senso che per i 10 anni di Face Off abbiamo organizzato una festa stupenda e Face Off sembrava un locale, poi non era più un salone, però un locale, era un mega aperitivo che rifaremo anche in primavera. Ah, e quindi parrucchierando deve venire a sto punto, l'aperitivo è fondamentale. No, certo, vi aspetto. Sì, ma l'ufficio stampa sta a casa, vengo io però, già l'ho capito. No, è tanto carina pure lei. Grazie, visto. L'ho pagata prima io, sono arrivata prima, mi sono portata avanti. Chissà la crisi, no? Lo sapevo. Esatto. Senti, approfondiamo un po' il contenuto del libro, del primo, non siamo mica qui a pettinare le bambole, eh? Che raccontaci un po' nel dettaglio, non so, qualcosa, perché a me mi incuriosisce tantissimo. Ecco. La nostra amica dice bello, perché è stata una di quelle che l'ha letto subito. Nasce tra l'altro, Alberto, scusami, ti do la chicca del sottotitolo. Tutto quello che avreste voluto sapere da una parrucchiera. No, che non è male. Allora se, guarda, Maria, stamattina abbiamo avuto il mitico Antonio Lubrano. Presente, mi manda, sì. Lubrano, l'hai visto?
Allora, Paolo gli ha detto, siccome anche lui è uno scrittore, forse è una cosa che sì, un po' meno sanno di quanto lui, cioè che lui è scrittore piuttosto che personaggio pubblico, il buon Paolo diceva, io faccio degli eventi magari in salone, per cui vieni e ti regalo un bel libro, e quindi si è messo d'accordo con il mitico Antonio Lubrano per avere il suo ultimo libro. Ma io l'ho buttata lì perché si parlava di promozione, no? Perché non promozionare un libro? E questo gli è piaciuta da matti l'idea, mi ha dato il numero, no, darà il mio numero all'editore, insomma, mi manderanno i libri. Cioè. Però non sarebbe fighissimo se... il libro della Maria? Cioè, perché no? Eh? Perché no? Perché sarebbe... Vengo quando volete con i tuoi tre figli. No, tre, cioè. Tre figli. No, tre figli o tre libri? No. Tutti e tre, no, i libri. Tre. Ah, ho capito. Non questa è la diretta che mi affatica, scusate. Va bene, fantastico. Paolino, vuoi, dimmi, chiedere qualcos'altro alla nostra amica Maria? Ma io ti dirò, io come le ho già detto prima, la seguo sempre nei suoi movimenti di Facebook. Ho apprezzato tantissimo quel libro, perché... Ma tu l'hai letto? Sì, qualcuno che... Ah, e allora, è tre ore che faccio domande, scusa. Che volesse parlare di quello che noi siamo, quindi che volesse dire all'esterno, io lo faccio tutti i giorni in negozio, quindi con mio piccolo pubblico, oppure con parrucchierando. Scrivendo in parrucchierando dico un po' chi sono, quindi che non sono, cioè che il parrucchiere non è più un lavoro che lo fai perché non hai voglia di studiare, esatto, okay? Ecco, diciamo questa cosa qua, bravo. Esatto, quindi io ho apprezzato tantissimo quel libro proprio perché era un tentativo di dire al mondo chi siamo. Questo mi ha proprio coperto di orgoglio e ti ringrazio per aver pensato questa cosa, guarda, veramente. Quindi, ma perché ti è venuta l'idea di sto libro? Perché penso che tutti i parrucchieri l'hanno pensata. Cioè, tu già prima scrivevi, perché siccome è stato il tuo primo? No, io scrivevo così, a casa. Sì. Che poi mettevo lì da parte. Poi, vabbè, l'idea di spiegare chi eravamo noi c'era già da tempo, perché... Tutti ce l'abbiamo. Penso che tutti noi ce l'abbiamo. Sì, perché sai, le differenze anche sin da quando vai a scuola si vedono, perché c'è chi va, non so, allo scientifico, chi va a magistrale, almeno ai tempi c'erano i magistrali, parlo di tanti anni fa. Ci sono ancora, sì. Tu cosa frequenti? Ah, l'accademia di moda, per parrucchieri, perciò sei sempre un po', questa cosa mi ha sempre irritato, perché voglio dire, è da lì, capito, ed è nato... guarda, ero in spiaggia, ero in vacanza in spiaggia, ho detto, c'era questa idea... Ho detto ok, adesso che rientro a casa iniziamo a scrivere. Sì. E il titolo è nato in autostrada prima che iniziassi a scrivere il libro, perché un lei parlava e mentre parlava diceva appunto non sono mica qui a pettinare le bambole io. Fantastico. Fantastico. No, questa, no, devo dire che allora, siccome io penso che la cultura non abbia bisogno di un pezzo di carta, ma è una tua, io l'ho vista nel mio campo, perché a me piace la cosmetologia, quindi l'ho studiata, la chimica. Tra l'altro adesso ti mettiamo alla prova col prossimo intervento. Non vedo l'ora. E quindi poi mi sono ritrovato con questa esperienza di parrucchierando a parlare con chimici, cioè a discutere di... E io ho la terza media, no? Questo per me è stato una grande rivalsa, una grande rivincita. Cioè, tra l'altro posso testimoniare che sì, ne sapevi più del 90% infatti, di quelli che abbiamo... L'anno scorso siamo stati a una conferenza stampa alla Guardia di Finanza di Brescia per la solita storia delle stirature. Perché ci hanno preso alla fine. Esatto. E lì c'erano due rappresentanti della Commissione Europea di chimica, di cosmetica, e li abbiamo messi in difficoltà. Gli abbiamo fatto domande che loro si, cioè, guardavano. Li hai messi, perché vabbè, io ti guardavo, facevo finta di essere tuo amico. Questo per me poi è stato una grande soddisfazione. Sì, sì, ma professoroni. Sì, sì, questi due rappresentanti europei. Ma poi, adesso non per fare polemica, sì, che parlavo prima con lei a riguardo di certe cose che mi viene una rabbia. Però le lauree si sa come si acquistano pure in Italia, certo, no? Ascolta, Maria Suppa, io sono laureato in economia, hai capito? Cioè, cosa vuoi? In Albania, ma col trota, è andato col trota. Ma pensa sta parrucchiere, no? Ho le foto, lui e il trota in Albania a prendere la laurea. E infatti si vede dove sono finito con la laurea, hai capito? Va bene, ragazze, Maria, è stato un piacere enorme.
Noi siamo qui tutta la settimana, quindi se vuoi collegarti con noi e intervenire in diretta anche con Skype, basta che ti colleghi, noi ti vediamo e sicuro che ti diamo la parola per qualsiasi intervento. È stato un piacere enorme. Anche per me. Va bene, grazie Maria. Ciao Manu, grazie mille. Ciao. Conte Max, ci fermiamo un secondo perché dobbiamo preparare il prossimo intervento, che è quello topico per il maestro Dolcetti. No,